ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi su YouTube, ciao a tutti i fan della pagina dell'Ortopio. Sto guidando la mia Icaro elettrica dopo aver fatto ieri la prova coi cani per vedere come si trovavano con la rete e tutto quanto. Oggi ho fatto una semplice prova di autonomia perché dovevo andare a Roma dal dentista, la nannina, poi dovevo fare altri giri. Quindi praticamente da stamattina alle 7 che sto in giro, ho fatto la Salaria, l'ho trovata bloccata, c'era un incidente pure, tangenziale bloccata, Tuscolana bloccata, al ritorno di nuovo tangenziale bloccata, Palmiro Togliatti bloccata oggi. Beh, erano le 7 che sono uscito, è l'una. Quindi è un bel po' che sto girando, La macchinina elettrica non l'ho ancora mai ricaricata. Me l'ero portato il cavo della ricarica per sicurezza, però siccome a Roma costano 40 centesimi a kilowatt, cioè alle colonnine pago 40 centesimi a kilowatt, a casa ne pago 20. Allora, mo per provare, perché se devo venire a girare per l'Italia devo sapere pure quanta autonomia ho, no? Allora oggi ho deciso di usare solo la carica con cui sono partito da casa e di vedere quanti cavolo di chilometri faccio prima che la macchina mi si spegne. E poi bisogna spingerla, bisogna trainarla, perché voi sapete che la mia Icaro più o meno fa un centinaio di chilometri, anzi per la precisione la casa madre ne dichiara fino a 165, ma poi ti dicono che in teoria sono 100, anche di meno, 90, 80, 70, e poi ovviamente che il consumo va a seconda di come la usi, quindi che l'estate generalmente la batteria dura un pochettino di più, l'inverno col freddo dura di meno, e infatti adesso siamo ai primi di gennaio, sono i giorni più freddi dell'anno. Stavo scarico, non portavo i cani, abbiamo al ritorno ho riempito il bagagliaio di roba che ho comprato, però questo mi allunga la batteria, più vai piano e più si allunga la durata, però dipende anche da quanto utilizzi i servizi, da quanto utilizzi i fari, da quanto utilizzi l'aria, da quanto utilizzi l'autoradio, tergicristallo. Io devo dire che oggi ci sono stato attento, però un pochino sia i fari sia l'aria, soprattutto il tergicristallo l'ho anche usati, e è incredibile perché la batteria ancora non si è scaricata. Io oramai sono arrivato a casa, tra poco sto a casa, la batteria ancora non si è scaricata. Sapete quanti chilometri ho fatto da stamattina, da quando sono partito stamattina da casa fino adesso? Ho fatto, per la precisione, mo ve lo dico, manca 45, 45, 55, mo appena scatta ve lo dico. Ovviamente sto andando anche pianino, ecco, 115 chilometri e la Icaro va ancora avanti, 115 chilometri a benzinari, attaccate varcazzo! Che poi dicevamo appunto, la ricarica completa sono 2,40 euro, quindi io con 2,40 euro rischio di fare 120 chilometri, quindi con 24 centesimi faccio 12 chilometri. Quindi in poche parole, se con 24 centesimi faccio 12 chilometri, vuol dire che io ogni chilometro pago 2 centesimi. Vuol dire che oggi sono andato a Roma, ho fatto 100 chilometri e passa, pago 2 euro. Capito? Sì. Voi pensate a sta tua macchina a benzina, pensate che questa costa troppo, 10.000 euro sono troppi, no, ma le colonnine ancora, ma la macchina elettrica, com'era la storia del piombo? Il piombo inquina, il litio inquina più da benzina, sì. Ciao belli, io vi saluto, vediamo quanti altri chilometri farò in più oltre sti 115 del gennaio col freddo a Roma, in mezzo al traffico fermo,
ci sono stati momenti che stavo fermo, io felice perché appena freno non consumo un cazzo e aspetto di ripartire. L'altro con il loro motorino a benzina, oltre che mi inquinavano, si inquinavano da soli un macello. Ho capito perché sono tutti così stressati, perché non c'è una macchina elettrica come me. Ciao cari! Mi sa che dopo metto addirittura una canzoncina. Bella.